esiste, scusate l'ora. Sarò più bravo la prossima volta, il prossimo mercoledì. Allora, il prossimo mercoledì andiamo veramente nei giardini e penso di fare un excursus un po' in tutto il mondo più culturalmente antico come radici. Partirò proprio dai giardini persiani, perché è lì che sono nati, passerò a quelli assiro-babilonesi, egiziani, greci, romani, medievali, rinascimentali italiani, poi quello francese, quelli inglesi, cinese e giapponese. Vedete com'è possibile tutto. Farò dei flash. È chiaro che mi fermerò molto di più su quelli sul giardino all'italiana, su quella francese, su quelli inglesi, cinesi, il giapponese. Qui tengo moltissimo, soprattutto quegli ultimi giardini zen. Così, con alcune immagini, ma soprattutto vi parlerò di quello che è il giardino, di quello che è l'architettura del paesaggio e come è nata, perché il giardino è veramente, come detto prima, il luogo di transizione fra il conscio e l'inconscio, quindi fra la nostra casa interiore e il mondo esterno. Quindi è un luogo veramente straordinario. E è chiaro che ci saranno anche delle immagini, ma non voglio abbondare sulle immagini, perché diversamente non finiremo più. Voglio proprio parlarvi del giardino, di quello che è stato l'architettura e quello che era l'architettura del paesaggio. E se riesco, perché il tempo non è molto, vorrei farvi vedere anche qualche immagine di qualche giardino modernissimo, contemporaneo, in Toscana, che pochi conoscono, quello di Niki Senfal e quello di, naturalmente, di Dario Spoerri. Cioè sono giardini di scultura in mezzo proprio alle colline, qualcosa di straordinario. E per dire come oggi anche il giardino possa vivere di grande anima, e come anche oggi il giardino ci emozioni in maniera fortemente viscerale. Ecco, quindi non è soltanto un retaggio del passato, il giardino, non so, di Boboli, oppure quello di Schönbrunn o di Versailles o di Karlsruhe. Cioè anche oggi il giardino ha una valenza straordinaria, e oggi è il giardino dell'anima, perché è il giardino dell'arte. I giardini oggi sono legati a opere d'arte che costellano un paesaggio naturale, e si passeggia come si passeggiava un tempo nei grandi giardini dell'Eden. Tutto qui. Grazie. E ancora felice Pasqua.